Di Maio, vicepresidente della Camera. Buonasera. Buonasera a tutti. Secondo quello che ci dicono le autorità, stasera siamo 5.000 qui. Servono 5.000. La notizia interessante è che servono 5.000 firme per presentare la proposta di legge iniziativa popolare. Quindi vi prego, tutti quelli che sono qui, firmino la nostra proposta di legge di iniziativa popolare e stasera chiudiamo anche la pratica della proposta di legge e iniziamo a metterle alla prova e vediamo se veramente la vogliono approvare questa legge sulla sanità. Altrimenti lo faremo noi. Guardate che da tutto il mondo ci stanno osservando. Io so che stasera qui ci sono persone, giornalisti di stampa estera, che vengono a studiare le nostre piazze, vengono a capire come sia possibile che una forza politica che non ha mai fatto alleanze, che non ha mai preso soldi pubblici, che non ha mai ceduto all'idea di candidare delle star, ma ha sempre candidato cittadini sconosciuti che poi si facevano conoscere non per gli anni che stavano in politica, ma per quello che avevano da dire, per le idee. Tutti si chiedono come sia possibile che oggi quella forza politica governi la capitale d'Italia e quella che fu la capitale d'Italia, Roma e Torino. Ormai siamo diventati un caso internazionale e stiamo guadagnando rispetto agli occhi di tutti grazie a queste piazze, grazie alla forza e al sostegno che ci date. E veramente, ve lo posso assicurare, il cambiamento passa per questo. Alle elezioni amministrative che abbiamo appena vinto, non hanno vinto delle persone, non hanno vinto dei simboli, ha vinto un'idea di paese differente, un'idea di paese che passa per i temi concreti delle persone. Mentre loro parlavano di olimpiadi e di referendum, noi parlavamo di reddito di cittadinanza, di abolizione di Equitalia, di aiuto alle imprese. E iniziavamo a metterli in pratica. Carlo Sibilia prima vi ha spiegato del progetto dei centri anti-Equitalia, SS Equitalia in tutte le regioni italiane che stiamo aprendo. A Livorno c'è un sindaco che ha fatto il reddito di cittadinanza comunale, non l'hanno voluto fare a Roma, ma non ci siamo venuti a lamentare del fatto che ci abbiano bocciato la proposta di legge. Dove possiamo, dove governiamo, iniziamo a fare cose concrete e dove, tagliando gli sprechi, metti insieme un po' di soldi, li devi usare per aiutare le fasce più deboli della cittadinanza, che riescono con quei soldi a far girare di nuovo l'economia. Il reddito di cittadinanza è questo: se tu non hai un lavoro, lo Stato ti dà un reddito, tu ti formi, ti metti a disposizione dello Stato per 8 ore di lavoro a settimana e se poi non accetti le proposte di lavoro che ti fa lo Stato, perdi il reddito di cittadinanza, ma è una manovra di redistribuzione della ricchezza. Tagli dalle pensioni d'oro, tagli da quello che non serve e lo metti in tasca a chi non ha nulla o a chi ha poco. Esiste in tutta Europa, io sono stato in Germania, sono stato in Francia e in Gran Bretagna ultimamente, tutti hanno uno strumento del genere. E quella favoletta che utilizzano sempre dicendoci sì, ma così fai stare sul divano uno che prende i soldi e un altro lavora. Magari chi sta qui e lavora dirà ma diamo un reddito di cittadinanza a chi non lavora, io che lavoro che faccio? Mi licenzio. Allora tutti dicono che questo è uno strumento per invogliare a non lavorare. E allora mi dovete spiegare una cosa, perché in Europa, nell'Unione Europea, noi siamo il primo paese per numero di inattivi sul lavoro, mentre da tutti gli altri paesi dove c'è il reddito di cittadinanza, lì l'attività lavorativa non è più bassa, è molto più bassa della nostra. Questo è un giochetto, hanno giocato con noi per anni raccontandoci che le proposte che facevamo fossero delle proposte populiste. Questo termine hanno iniziato ad utilizzarlo tanti anni fa, pensando di danneggiarci, pensando di apostrofarci come quelli che non sapessero da dove prendere i soldi e che facessero delle proposte così campate in aria. Oggi si sono appropriati dei nostri temi. Oggi ho visto negli ultimi mesi un Presidente del Consiglio che è stato costretto a dire che Equitalia va abolita. Peccato che questo parla solo e non fa mai, ed è per questo che lo dobbiamo mandare a casa. Ho sentito
li abbiamo sentiti in questi anni. Bisogna fare una legge per diminuire i costi della politica, bisogna fare una legge per diminuire i rimborsi elettorali, bisogna fare una legge per eliminare le auto blu e i voli di Stato. Io vi dico una cosa, voi qui avete di fronte l'unica forza politica in Italia che non ha aspettato una legge per tagliare i privilegi ai parlamentari, ai consiglieri regionali e ai sindaci. Le nostre auto blu sono in garage, ferme, i voli di Stato li utilizzano loro, i nostri stipendi sono dimezzati e non li abbiamo restituiti semplicemente allo Stato, li abbiamo messi in una misura economica che si chiama microcredito. Noi qui come parlamentari abbiamo restituito in 3 anni e mezzo 17 milioni di euro di stipendi che ci spettavano, li abbiamo messi in un fondo e li abbiamo dati a giovani e meno giovani italiani che volevano aprire un negozio, un'impresa, un'industria o uno studio professionale. E i dati del Ministero, quindi non lo diciamo noi, sono i dati del Ministero, ci dicono che in un solo anno con i soldi dei nostri stipendi sono nate oltre 2.000 piccole e medie imprese in Italia che danno lavoro a quasi 5.000 cittadini italiani, con i soldi di 130 parlamentari. Ora io vi racconto questo non per dirvi che abbiamo risolto i problemi dell'economia, solo voi sapete quanto è dura in questo momento la disoccupazione giovanile. Io non sono venuto a raccontarvi che con i nostri metodi abbiamo già risolto i problemi di questo paese. Io vi sto solo raccontando un'idea di paese. Se vorrete mandarci al governo della vostra regione o dello Stato centrale, le regole che si applicano a noi le applichiamo a tutti i politici italiani e recuperiamo miliardi di euro. Non milioni di euro, miliardi di euro. Miliardi. Perché di questo stiamo parlando. A me fanno arrabbiare, ha ragione Nicola, dobbiamo cominciare ad arrabbiarci, ad incazzarci un po'. Perché questo non è un paese che non ha soldi. Abbiamo 12 miliardi di euro che si spendono in pensioni d'oro, 10 miliardi di euro di mancato introito dalla lotta alla corruzione, altri 12 miliardi di euro dalla mancata lotta alla contraffazione, 10 miliardi di euro di enti inutili. Stiamo parlando di decine e decine di miliardi di euro e vengono a dirci che devono tagliare la sanità o devono tagliare i servizi pubblici, i trasporti o i sistemi viari. È una balla. È una balla, c'è solo un problema che non vogliono ammettere, che in questo paese chi prende una pensione d'oro non taglierà mai le pensioni d'oro. In questo paese chi usa le società partecipate dei comuni come carrozzoni politici per metterci dentro l'amante, l'amico, il nipote e il fratello non taglierà mai un ente inutile. E allora non abbiamo che una scelta. È inutile che passiamo il tempo a sperare ancora in loro. Mi dispiace, ma io non ci spero. Non spero neanche che questo scossone che hanno avuto con le elezioni amministrative gli possa insegnare qualcosa. È finita, io non spero più in loro. Perché sperando in loro, generazioni di cittadini si sono fatti fregare e sono morti fregati dalla politica. Noi adesso dobbiamo prendere consapevolezza di una sola cosa, e questo lo dobbiamo raccontare non solo agli italiani ma a tutto il mondo. Noi siamo la dimostrazione che destra e sinistra, per quanto possano esistere in ognuno di voi, non sono più rappresentate da quelli che stanno lì. Non esiste più la destra e la sinistra, esistono le cose buone da fare e le dobbiamo portare avanti. Ho tante persone che conosco che votavano centrodestra, credevano che da imprenditori, da commercianti, da professionisti il centrodestra li difendesse, gli ha fatto Equitalia, non gli ha mai abolito gli studi di settore. E tante persone che votavano a sinistra invece, tante persone che dicevano di essere lavoratori e quindi stavano col partito che tutelava i lavoratori. Guardate che l'articolo 18 non l'ha abolito Berlusconi, l'ha abolito Renzi, l'ha abolito Renzi. Ora noi abbiamo bisogno di fare una cosa semplice, che è quella che faremo a Roma nei prossimi anni governandola. Prendiamo tutto quello che c'è tra sprechi e privilegi, lo iniziamo a tagliare un po' alla volta e lo rimettiamo in servizi, lo rimettiamo in abbassamento del debito, perché abbassando il debito abbiamo meno tasse da pagare. Questa roba qua la può fare solo chi ha le mani libere. E guardate che io qui non sono venuto a dirvi che noi abbiamo le mani libere perché ci chiamiamo Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo le mani libere perché dobbiamo rispettare delle regole.
non prendiamo finanziamenti pubblici, ma non prendiamo neanche finanziamenti privati dai grandi gruppi di questo paese che poi vengono a battere casse il giorno dopo le elezioni e non ci fanno cambiare niente. Noi abbiamo voi, abbiamo queste piazze, abbiamo voi che stasera quando andrete a firmare magari mettete un euro, 10 euro nel salvadanaio lì, e quello è il nostro finanziamento. E finché sarete voi a credere in questa forza politica, a finanziarla, a dare una mano come attivisti, a dare una mano come cittadini, a diffondere le informazioni, noi avremo la garanzia che l'unica lobby del Movimento 5 Stelle è il popolo italiano che ci chiede di governare per il bene comune. È inutile che stiamo a raccontarci tutti gli scandali che abbiamo visto in questi anni, ci siamo assuefatti anche un po', ma io capisco, le banche, i petrolieri e le organizzazioni criminali, è sempre la stessa partita di giro, quelli gli portano i voti e loro gli danno i soldi. Il concetto è semplice: per avere voti io ti faccio un favore e grazie al favore tu mi ricambi attraverso voti e finanziamenti privati. Banca Etruria aveva finanziato la fondazione Open di Matteo Renzi e c'era dentro il padre di Mariana Boschi, è per questo che l'hanno salvata e hanno mandato in mezzo ad una strada tanti risparmiatori. Non c'è da discutere tra banche private, tra banche pubbliche, qui c'è da discutere chi abbiamo mandato al governo, gente libera di governare in nome nostro o gente che sta lì perché deve governare in nome dei soliti potentati economici che sono decotti. Perché guardate che questo è un paese che ha dei settori economici fortissimi che potrebbero esplodere, ma che non hanno bisogno della politica. Penso al mondo delle energie rinnovabili, penso al mondo dell'agricoltura, penso a tutto un settore che non ha bisogno della politica, vuole solo essere lasciata in pace dalla politica, vuole lavorare con onestà, correttamente e senza avere continuamente Equitalia, Agenzia delle Entrate, balzelli che arrivano ogni mese, multe, tutto un sistema creato ad hoc semplicemente per fare cassa. Perché? Perché ad ogni legge di stabilità che si fa alla fine di un anno, è la legge finanziaria, questi signori a Roma devono decidere se prendere i soldi dai loro sprechi e dai loro privilegi o prendere i soldi dalle vostre tasche, e in tutti questi anni hanno sempre fatto la scelta peggiore per noi e migliore per loro. Noi stiamo creando un'altra idea di paese, un altro progetto politico, e questo progetto politico è vincente, sta dimostrando che con coerenza si vincono le elezioni. Io lo dicevo e l'abbiamo detto in tanti, 2 o 3 mesi fa, la coerenza premierà il Movimento 5 Stelle a Roma, a Torino e in tutti gli altri comuni, ed è stata quella che ci ha premiato. Dicevano: dovete candidare Di Battista, dovete candidare Di Maio, se no non ce la farete mai. Abbiamo preso il 67% a Roma, abbiamo mandato a casa Fassino a Torino con un metodo. Quello che io gli rimprovero è anche il disastro culturale che hanno creato, perché qui non è solo una questione di soldi. Qualcuno dice che tagliando le pensioni d'oro si ricava poco, ma io vi voglio chiedere una cosa: prima ancora dei soldi, prima ancora dei 12 miliardi di euro, ma un pensionato minimo che prende 400 euro al mese, quand'è che crederà nello Stato finché si ritroverà un pensionato di 12.000 o 20.000 euro al mese che ha fatto 3 anni in Parlamento rispetto a lui che ha fatto 30 anni di lavoro? Qui non è solo una questione di soldi, non è solo una questione di bilancio dello Stato. Qui stiamo parlando del fatto che finché ci saranno queste iniquità, nessuno crederà in questo Stato, nessuno crederà nelle leggi dello Stato. Finché una persona che apre un negozio ha 1.000 controlli e invece con una legge alla Total in Basilicata gli danno un certificato e gli dicono: fai quello che vuoi col petrolio e la Basilicata. Finché sarà così, nessuno crederà nello Stato, nessuno crederà nelle istituzioni, e chi rispetterà le leggi si sentirà pure un fesso, perché chi non le rispetta gli passa davanti e viene detto anche che è un furbo, è uno che ci ha saputo fare, non un criminale. È questo quello che hanno creato. E allora la nostra è un'idea culturale differente, è un'idea di politica differente, è un progetto politico differente. L'avranno capito? No, questi signori sono senza speranze. Io non ho nessuna intenzione di affidare a loro la nostra speranza. La speranza che abbiamo in questa piazza dobbiamo alimentarla noi stessi,
con altre piazze, con altre idee da portare avanti, come leggi come queste promosse dai parlamentari calabresi e con tanti altre iniziative in tutta Italia. Adesso abbiamo due appuntamenti, poi arriviamo alla prova dei fatti. Uno è il referendum di ottobre, voi vi dovete fidare di noi. Io ve lo chiedo, vi dico una cosa, noi staremo per 4 mesi a smontare le balle renziane e lo faremo, ma voi vi dovete fidare di noi e dovete votare no, perché ve lo chiediamo, ve lo chiediamo. Non voglio passare il tempo a raccontare le schifezze che ci sono scritte lì dentro. Avete avuto modo di capire che di noi ci si può fidare. Noi oggi vi chiediamo un favore, andate a votare no e aiutiamo questo paese a non diventare ancora di più una dittatura democratica. Vi prego. E poi, dopo il referendum, io credo proprio che nel 2017 si andrà a votare per le elezioni politiche e li mandiamo a casa. Li mandiamo a casa per sempre. Facendo è un tassello che mettiamo al nostro progetto di andare a governare questo paese. Da questa legge alle elezioni di Torino, ai centri contro Equitalia, al reddito di cittadinanza comunale, a tante altre cose, sono tasselli per dimostrarvi che siamo una forza politica che fa quello che dice. E per questo spero proprio che vogliate affidarci e ci vogliamo affidare, ci vorremo affidare il governo di questo paese, perché è lì che stiamo andando. Grazie.